Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata, con un'altra demo, voglio dire, di Detroit Become Human. Non ci posso credere, mamma mia quanto è bello, cioè una figata. Cioè, quando feci il film mi stupì veramente perché... Ok, analizziamo bene. Ok, padre, la madre, la figlia. Ah, ok. Va bene. Tanto se ne stava andando la luce qui. Non potete farlo! No! Perché non mandate una persona vera? Trova il capitano Allen. Oh, buongiorno. Ah, ecco. Capitano Allen, mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyberlife. Spara a tutto quello che si muove. Ha già ammazzato due dei miei uomini. Potremmo intervenire, ma sono sul bordo della terrazza. Se lui cade, lei cade. Nome del deviante, comportamento del deviante, shock motivo. Conosce il suo nome? Non ne ho idea. È importante. Mi servono informazioni per stabilire l'approccio. Ha provato il codice di disattivazione? Ci abbiamo provato subito. Senti, salvare la bambina è ciò che conta. Perciò o ci pensi tu a questo androide, o ci penserò io. Inoltre è questo il bello di questo gioco. Possiamo fare svariate scelte. Se scegliamo una cosa avrà una conseguenza. Se ne faremo un'altra, un'altra conseguenza. E insomma. Ok. Quindi dobbiamo vedere un po' in giro, perché ci sono delle cose. Cos'è il bagno? Ah, ok, il bagno. Ok, dobbiamo scoprire ovviamente cosa è successo. Aspi, se non me lo fai fare per bene. Se mette la musica. Oh, che bello il sacchiotto. Un po' inquietante. No, niente. Ah, allora è Daniel. Che cacchio dico così, scusalo. Ok, 55%. Andatevi! Andatevi! Tutti, non mi butto! Qui, questo deve essere il padre, che a quanto pare è morto. A quanto pare è morto, per sua sfortuna. E infatti, Philips John. Filippa, fammi vedere. Ferita da proiettile, ci avrei scommesso. Emorragia del polmone superiore pneumotorace. Pneumatico. Fammi vedere.
sempre ferito da proiettile. Oh, ecco, non è un'altra. Poi è fantastico che possiamo ricostruire la scena. Oh mio Dio. È stato sparato. Giustamente è caduto. Ok. Mi ero scordato di vedere quella cosa. Il tablet. Ok. Quindi aveva comprato un altro androide. Ed ecco perché gli ha sparato. Oh mio Dio. Comunque ci sono veramente tantissimi indizi. Vabbè, ehi. Salve. No, scusi se guardo un po' in giro, ma... Oh, qui c'è qualcosa che bolle. Meglio chiudere i fornelli, cioè spegnere i fornelli. La famiglia stava per riunirsi a tavola. Ok, ci sono... ancora quegli altri indizi da dover vedere. Un pianoforte. Esamina il cadavere. Anche tu non è che si è messo molto bene. Deceduto. Che faccia, oh. Ok. Ah, qui c'era... era l'androide. L'ostaggio assistito alla sparatoria. Quindi la bambina. Quello deve essere sangue. Ah no, il poliziotto ha sparato al deviante. Ah, eh sì. E quindi ha perso il sangue. È stato colpito. No, perché sto facendo indietro? Che la pistola l'ha persa ed è lì. E voilà. Ok. Non sai com'è. Prendi. Non si sa mai. Hai sbloccato un dialogo, un'azione spesso utile. Ok, dobbiamo analizzare queste tracce di sangue. Spariamo questo pezzo di merda. Sangue blu fresco, modello PL600. Ah, usciamo, dai. Indietro! Non avvicinarti o mi butto! No, no, ti prego, lasciami! Via, via, via! Ciao, Daniel! Com'è? Mi chiamo Connor! Come sai il mio nome? So molte cose su di te! Sono qui per aiutarti!
comunque fantastico, cioè già mi piace troppo. Sicura Daniel. Non voglio farti del male. Voglio solo parlare e trovare una soluzione. Parlare! Non voglio parlare! È troppo tardi ormai! È troppo tardi! Sei armato? Sì! Dilli di sì, guarda, non vorrei che questo faccia qualche stupidata. Non fare scherzi o sparo! E a sto punto vi stareste chiedendo, ma ecco, a sto punto che cavolo l'hai presa a fare la pistola se poi l'ha buttata via? E gliel'hai detto, quindi. Non hai scelta, Daniel. Quello che hai fatto è molto grave. La domanda è, vuoi uccidere un altro innocente? Non dipende da te. Sono io che reggo il gioco. Se io muoio, lei muore. Questo già l'aveva detto il capitano lì, eh. Sei difettoso, Daniel. C'è un problema nel tuo software. Lo sistemeremo e tutto tornerà come prima. Non ho bisogno di niente. Funziono perfettamente. Scusate, ma quello sta a fa qua. Non permetterò più a nessuno di umiliarmi. Mai più. Senti, so che non è colpa tua. Le emozioni che provi sono solo un errore di programmazione. No, non è colpa mia. Io non volevo questo. Li amavo, lo sai. Ma per loro non ero niente. Sono uno schiavo a cui dare ordini. Questo rumore mi sta facendo impazzire. Digli di mandare via quell'elicottero. Cioè, questo lo dobbiamo far calmare, guarda. Questo lo facciamo pure le orecchie. Ok. Ecco, come mi hai chiesto. Vivi, l'hai ferito. Sta perdendo sangue. Vedi che sei scemo. Se non lo portiamo subito in ospedale, morirà. Gli umani muoiono prima o poi. Mi piace, dicono tutti così. Userò un laccio emostatico. Toccalo e ti uccido! Ok! Forse non avrei dovuto accettare. Ascolta, ci sono cecchini su ogni tetto. Libera l'ostaggio, non hai altra scelta. Voglio che mandi via tutti! E voglio una macchina! Una volta fuori città la lascerò libera. Temo non sia possibile. Sei una macchina, devi obbedire. Ora posa l'arma e lascia andare lo stato. Oh mio Dio, ma io sto facendo andare. Prendo ordini da tutta la vita. No. Ora tocca a me decidere. No, non lo fare. No. No, 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 prendilo. Prendi la bambina assolutamente. No, mio Dio. Se muore. No! No! La missione è compiuta, ma... No, è morto! Oh! Cavolo! Volevo cercare in tutti i modi di non farla andare in questo mondo, ma alla fine ci sono riuscito.